cominciamo, quindi ufficialmente buonasera a tutti e benvenuti. Allora, io introduco, diciamo, un po' la presentazione di quel terzo libro di numerologia. Io sono Federica Tinti e con un certo orgoglio, insomma, mi sento che questo è praticamente il mio primo libro, quindi vengo da un'esperienza da autodidatta, poi dopo, insomma, fortunatamente poi ho incontrato un editore, quindi c'è, cioè, un discorso aperto anche per vari libri che ho scritto. E invece lei è Rina Bongiorgi, che è l'ideatrice, diciamo, di questo libro in quanto numerologa. Grazie della vostra presenza, grazie per essere qui. Quindi introduco un pochino quello che è stato il mio lavoro nel libro, quindi quando lei me l'ha chiesto ho detto accetto volentieri, anche perché è un argomento che conosco, sicure che non conosco, cioè insomma, perché non, io sono più astrologa per un percorso che ho fatto. Infatti introduco che nel libro c'è anche una parte piccola di astrologia, un pochino per parlare un po' di queste oggi metodi che una volta erano considerate scienze, quindi abbiamo cercato di parlare un po' di tutto. E quindi io solitamente, appunto, nei miei libri cerco sempre di andare alla ricerca delle cose in profondo, quindi da appassionata anche di psicologia e filosofia, mi ha chiesto appunto, diceva, cerchiamo anche di fare un'introduzione che diamo anche, perché non essendo facile parlare di numerologia, e spesso chiedono ma da dove arriva storicamente, quindi abbiamo fatto un po' una carrellata, diciamo, storica, un viaggio nella storia abbastanza veloce, abbiamo cercato per non essere troppo, per non appesantire, che può essere uno spunto poi per approfondire anche l'argomento. Quindi io, per quello che sono state le ricerche, dove si può arrivare, perché chiaramente dall'antichità non c'era niente di scritto, numerologia nasce anche lei, come tutte, come tutto quello che conosciamo che ha avuto origine, nelle culture egizie, quindi 3000 anni avanti Cristo, si pensa all'interno proprio del popolo dei Caldi, si pensa che poi da lì abbia avuto chiaramente con dei cambiamenti, con degli adattamenti, come sempre è stato fatto per quello che era la cultura popolare in base alle epoche, quindi la cultura popolare si è molto adattata alle epoche. E quindi niente, per poi passare dall'antica Grecia, chiaramente, che è stata la culla della filosofia, quindi del sapere, che diciamo che quindi possiamo considerare Pitagora il papà che ha dato inizio a quello che è la numerologia, tra virgolette, come la conosciamo noi oggi, perché era molto diversa. Poi magari lei ci parlerà un po' meglio di Pitagora della scuola. Sì. Dopodiché se ne sono interessati, ve lo dico molto velocemente perché appunto è più un preambolo. Abbiamo appena iniziato proprio, vi lascerei. Grazie. Chiaramente con l'avvento poi anche del cattolicesimo, anche dei religiosi, se ne sono appassionati, come Santo Agostino di Ippona, che è conosciuto con me, ma molti altri, in realtà proprio la stessa Chiesa ha conosciuto numerologia, e per certe cose infatti poi ritroviamo anche molti come si dice, molte correlazioni nella simbologia sacra. Dopodiché volevo dire questo, che un tempo anche numerologia era una scienza sacra. Sì, poi, infatti c'è anche una branca della numerologia, numerologia sacra, e poi ad un certo punto è stata comunque bandita, diciamo numerologia era una scienza sacra e astrologia era una scienza, cioè diciamo una materia universitaria, però poi sono state entrambe, anche se è un po' difficoltoso insomma metterla da parte completamente, perché nella Bibbia ancora oggi ci sono dei passaggi diciamo che la Chiesa nella sua severità per tutte queste cose, numerologia la devo un po' tollerare perché non si può. E poi fu bandita dalla Chiesa, appunto per la cultura popolare, la Chiesa se la tende, diciamo, un po' più per lei, rimase all'interno come materia di studio, però fu bandita a livello popolare come tutte appunto quelle che erano le scienze considerate oggi esoteriche, che sono un metodo poi di approfondimento per se stessi, e magari erano anni che venivano usate non proprio per un modo di conoscenza personale, e quindi fu proprio abolita. E Jung la ritroviamo poi in Jung o in Irma con un discorso archetipico, quindi loro se ne sono riappassionati, e quindi ecco, questa è un po' una breve carrellata, diciamo un viaggio storico che vi dico da dove arriva e come la ritroviamo oggi. Oggi viene usata come metodo di autoconoscenza, proprio per svelare quei lati che neanche noi stessi a volte o non riconosciamo o non vogliamo proprio vedere.
Quindi chiedo a Rina come mai l'idea di scrivere un libro su numerologia del carattere. Dunque, io questo libro, diciamo l'idea di scrivere questo libro è per due ragioni. Una, proprio per far sì, per far conoscere, insomma, che esiste anche numerologia del carattere, perché, diciamo, me ne interesso già da tanto tempo, però mi rendo conto che nelle persone numerologia del carattere non è conosciuta. E quindi, siccome invece io la ritengo preziosa, che ognuno di noi la dovrebbe possedere, e quindi dico, perché non scrivere un libro così in modo semplice, di modo che le persone possano appunto conoscere anche questo metodo di conoscenza. Questo è un motivo. Il secondo è quello perché, come dicevamo prima, signora, cioè tante volte noi possiamo avere un numero che vediamo ricorrentemente, però non ne sappiamo il significato, e quindi quel numero ci rincorre, perché appunto si dice che ogni numero che ci rincorre sia praticamente un messaggio che il nostro angelo custode ci vuole trasmettere. Però se noi non ne conosciamo il significato, purtroppo quel messaggio si perderà. E invece, appunto, è proprio, diciamo, così fatto conoscere quello che è il sapere, sia positivo che negativo, di ogni numero, da 1 a 9 al positivo e da 0 a 1 al negativo. E quelli che sono i numeri maestri, che vanno da 11 a 99, qui insomma ho illustrato quelli che sono un pochino più ricorrenti, che sono 11, 22 e 33. Oggi sono energie più elevate e più difficili, però è importantissimo conoscere. Come è importantissimo conoscere anche il significato degli archetipi al negativo, proprio perché fanno parte delle nostre ombre. Perché noi abbiamo 7 archetipi, 7 personalità, diciamo, al positivo e al negativo. Cioè, quelle al negativo sono importantissime, perché tante volte basta una sera. Tante volte basta solo un archetipo posto al negativo, che magari vada in contrapposizione con lo stesso positivo, che gli toglie forza. Quindi è proprio bene conoscere anche le nostre vite, è importantissimo. E comunque una delle vite ancora non si ferma. E questa è la carta numerologica, dove praticamente appunto si... Da qui si trae la, diciamo, l'analisi numerologica, che si può svolgere in due modi. Uno, compilando appunto la carta e una chiacchierata. Secondo, invece, tutta quanta scritta, cioè a livello generale, professionale, sentimentale di ogni archetipo. E possibilmente nel conoscere appunto quelli che sono i numeri ombra, lo scopo è proprio quello di riportarli al positivo, attraverso suggerimenti ad essi correlati. Andare appunto a conoscere quello che è il sapere dell'archetipo, che per sapere dell'archetipo praticamente io intendo il comportamento impresso proprio nella persona, dettato appunto dal sapere di quel numero, cioè diciamo di quell'archetipo correlato a quel numero. E quelle che sono le nostre personalità di cui parlavo poc'anzi sono praticamente, diciamo, i desideri profondi, come ci poniamo al mondo, come veniamo visti dagli altri. Cosa detta il destino, però qui per destino si intende tutto un'altra cosa, ovvero sia a livello fisico, emozionale e spirituale, la nostra origine, il nostro dono, cioè il karma e il dharma, la nostra quintessenza, e nella quintessenza appunto diciamo è il frutto di quelle che sono le nostre esperienze a livello fisico, emozionale e spirituale, con anima, persona, io e destino. Quindi dopo da lì, cioè, si arriva nel primo passaggio, fino ai 30, 35 anni, oggi anche 40, che è il completamento, insomma, della prima fase di vita, e poi quello che sarà il percorso successivo. E in numerologia sarebbe anche importante, cioè quando io dico, cioè ritengo insomma che sarebbe così utile per tutti, perché? Perché soprattutto quando ci sono dei numeri maestri, e i numeri maestri donano quella che è una energia superiore,
E tante volte nelle persone, purtroppo, non andando a riconoscere questa superiorità, che è un dono importantissimo invece, cioè si sentono come in difetto perché non riescono a relazionarsi con tutti. Ma il motivo non è un fatto di superbia, è un fatto che quando si hanno parecchi numeri maestri si ha comunque sempre necessità di una energia superiore vicino. Cioè, quindi trovandosi magari così a delle critiche spicciole o ad argomenti di poco conto, cioè quelle sono persone che scappano perché praticamente non troveranno mai, diciamo, quell'interesse che... però i numeri maestri vanno valutati come tali e sempre però anche come numeri semplici. E tutto questo è comunque riportato tutto quanto nel libro. Cioè, lo scopo di questo libro è proprio evidenziare, cioè, quello che è praticamente, diciamo, la nostra personalità. Cioè, anche proprio il motivo del perché è importantissimo conoscersi meglio. Soprattutto quando ci possono essere anche, diciamo, lo scontro della materialità e della spiritualità, che sono sì due opposte energie, però vanno rigorosamente riconosciute, onorate, portate avanti entrambe, perché una non può assolutamente essere, insomma, priva dell'altra, però è molto importante poterle riconoscere. Quindi questi sono tutti i passaggi dove sono stati, diciamo, specificati e evidenziati proprio, insomma, questi motivi. Qualche domanda? Posso chiedere come mai, certo, lei si è interessata in numerologia? Signora, io, guardi, per me è stata proprio una casualità. È stata una casualità perché vidi questa piccolissima pubblicità, peraltro anche del tutto anonima, dove si parlava di gematria, che era una parola che non conoscevo, che non avevo mai sentito, e quindi andai così, ma più per curiosità che altro, però poi, insomma, capendo veramente l'importanza della numerologia, cioè mi ci sono appassionata veramente moltissimo. E le dirò, signora, che questa è una materia alla quale non si è mai finito di imparare, mai finito di studiare, perché veramente, cioè, le dico, in un'analisi numerologica, se sono solo numeri semplici, cioè scrivo almeno 10 pagine, se sono numeri maestri di più, perché ovviamente, come ho detto prima, va valutato come numero maestro e come numero semplice. Quindi, cioè, mi ci sono proprio appassionata perché si può fare anche a livello giocoso, ovviamente, insomma, così per un fatto di curiosità, ma si può fare a volte, insomma, proprio anche per capire meglio quelli che possono essere delle conflittualità o con se stessi o proprio anche rivolta agli altri. E un'altra cosa molto importante per i bambini piccoli, cioè per i bambini piccoli, perché chiaramente, cioè, diciamo, il linguaggio è lo stesso, però va espresso in un altro modo, ed è proprio comunque dare una conferma a un genitore, cioè capire quale indirizzo educativo, e anche questo lo proprio evidenziato bene, insomma, perché facilita un po' nel difficile talenti, certo, certo, anche per i talenti, sì. Quello si vede proprio anche in ogni passaggio, perché ogni passaggio, essendo espresso a livello generale, professionale e sentimentale, insomma, ecco, nel professionale evidentemente, insomma, dimostra proprio quello che può essere, diciamo, il talento di una persona sul quale eventualmente lavorare e in un futuro anche proprio eventualmente evitare quelli che possono essere, diciamo, problemi anche proprio professionali. Tante persone si trovano magari a svolgere un lavoro che purtroppo non è loro, e quindi quello diventa un po' un problema vasto. Lei ha fatto delle confronti tra la numerologia e l'astrologia? Ha trovato delle affinità o delle cose discordanti? Sa che in questo libro, grazie per questa domanda, perché così possiamo, qui può rispondere Federica, che appunto lei si occupa di astrologia, e in questo libro abbiamo comunque proprio unito anche una parte di astrologia. Però io ho cercato in realtà.
però ci sono delle correlazioni perché si parla di archetipi, però ho anche visto che qualcuno ha provato ad associare i numeri, cioè l'archetipo correlato al numero con un segno zodiacale. Sinceramente non mi fido granché, cioè mi fido di più del comparato di quello che è astrologia e numerologia, quindi tra il segno zodiacale piuttosto che dove sono i pianeti, cioè un profilo proprio astrologico, e poi confrontarlo con un'analisi astrologica, cioè unirli, secondo me dire l'uno corrisponde all'Ariete, il due corrisponde al Toro, in questo senso per me non c'è chi l'ha fatto, ma ci possono essere, si possono ritrovare delle caratteristiche, però personalmente non l'ho trovato molto... Magari l'uno è il vincitore, no? È il guerriero, sì, possono avere delle correlazioni, però unirle... Io sono un po' scettica, proprio lo dico, io sono molto per le cose, sono purista, no? Cioè astrologia ha un significato, numerologia qui è sicuramente interessante, se mai qualcuno, quello che ho letto, questo sì, però non sarei per fonderle, non so se ho risposto. E inoltre, diciamo, che cosa si può vedere? Si può vedere anche quello che è il comparato tra le persone. Cioè quelli che sono i punti di incontro e i punti di scontro, che è molto importante da riconoscerli, soprattutto se le persone, cioè io vi sto illustrando, diciamo, che cos'è numerologia, che però tutto quello che, cioè io dico, insomma, diciamo in maniera abbastanza sintetica, lo trovate qui molto più, ecco, dicevo, soprattutto quando le persone hanno dei numeri maestri. I numeri maestri, che come ho detto prima sono un grande dono, in certi casi possono essere invece un grande scontro. Soprattutto se, per esempio, due persone in coppia o in una relazione di lavoro, insomma, hanno l'undici, che l'undici dona la lungimiranza, la capacità di vedere oltre. Cioè in queste persone che cosa può succedere? Può succedere che ci possono essere scontri enormi perché chi dei due si abbassa prima, chi dei due ammette, sì, in questo momento tu stai dicendo giusto, ecco, e questo sarebbe positivo, però domani, dopo domani, può essere che uno dica ma tu vedi sempre oltre, io invece arrivo sempre secondo. Ecco, e quindi l'importanza appunto di riconoscere quelli che sono i doni dei numeri maestri. E in più si può fare il percorso dell'anno, che non parte dal 1 di gennaio al 31 di dicembre, ma parte dal giorno del compleanno fino al compleanno successivo, che c'è l'archetipo trainante, che è quello di tutto l'anno, e ogni 4 mesi si vede quale archetipo accompagna. Ed è anche questo importantissimo, perché se è un archetipo che va a fortificare, cioè, diciamo, una parte che già è impressa, insomma, nelle energie di quella persona, si fortifica, e ok, mentre invece se è un archetipo che non c'è, cioè ecco, è una parte nuova che praticamente entra in una persona, e quindi è bene riconoscere quello che è, perché i nostri archetipi non è che ci accompagnano tutti quanti insieme, ci lasciano comunque, chiaramente, anche se si intrinsecano continuamente in ogni nostra azione. Però, insomma, è bene appunto vedere se è un archetipo che va a potenziare oppure se è un qualcosa di nuovo al quale appunto dovremo abituarsi e prendere coscienza. Qualche altra domanda? Chiederemo ai maestri, si ricavano dalla data di nascita o anche dal nome e cognome? Sì, allora, i numeri maestri si ricavano dalla data di nascita, dal nome, dal cognome, oppure anche, che non è importante che siano numeri primi, cioè diciamo in un'analisi numerologica non si trascura nulla, cioè partendo appunto da quello che è la data di nascita e anche quelli che sono chiaramente, diciamo, i numeri primi, quelli fortificano molto, ma anche proprio quelli che sono, diciamo, tutti i vari numeri che vanno appunto a formare quelli che sono il numero dell'anima, il numero della persona. Sì, quindi proprio non si trascura nulla, perché ogni numero chiaramente dà comunque un certo tipo di energia. E quindi se quel numero è un numero che è in più punti, è chiaro che sarà un'energia
superiore, un'energia più forte. E poi inoltre nel libro che cosa potete trovare? Potete trovare appunto per ogni numero quella che è la pietra numerologica, il profumo dell'incenso e il colore della candela, che è importantissimo anche quello. Preferite vedere il libro. Qualche altra domanda? Mi viene in mente una cosa, sapevo che bisogna ridurre i numeri da un numero unico, però considera anche la riduzione, cioè che cosa compone la riduzione. Certo, sì. Quindi volevo... Sì, è importantissimo, perché adesso, ripeto, dopo tutte queste cose, anche le potete comunque trovare anche tutte quante qua. E la riduzione, sì. Ecco, questi sono i punti di forza e i punti deboli di cui abbiamo parlato poco fa. Sì, perché il 9, se diciamo il 9 noi lo otteniamo da 1 più 8, ha un significato, se lo otteniamo da 2 più 7 ne ha un altro, e quindi sarà sempre 9, però è un 9 comunque con delle sfaccettature completamente. Questo l'ha spiegato. Sì, qui ho cercato proprio di spiegare tutto quello che è importante. Sì, è molto importante, molto importante. Poi c'è la pagina Facebook, quindi se uno dopo che ha letto il libro ha dei dubbi può scrivere. Sì, sì, quindi, certo. C'era anche il ragazzo, scusa, che ti voleva fare una domanda. Ah, sì, prego. Ho una domanda sul nome. Sì. Si prende in considerazione il nome e il cognome come sono sulla carta d'identità per intenderci, o vanno considerati anche i secondi nomi, i nomi di battesimo, perché sono delle opinioni diverse su questo, allora, di quelli che sono dopo la virgola. No, nessuno. Allora, va considerato quello che è sul documento di identità. Avesse anche quattro nomi, perché a volte magari ci sono persone che hanno anche tre nomi. Vanno considerati tutti. Buonasera, Sergio. Buonasera. Se sono... Abbiamo già iniziato. No, già. Grazie. Vanno considerati anche nel caso una persona avesse, diciamo, venisse chiamata con un altro nome che non è quello del documento, in quel caso si valutano entrambi, cioè quello proprio, diciamo, riportato sul documento di identità e quello invece che viene considerato con un soprannome o come un altro, perché è importantissimo. Ma io mi riferisco ai casi in cui una persona abbia un nome sul documento di identità, sì, ma l'anagrafe dopo la virgola abbia dei secondi nomi che sono magari anche sul certificato di battesimo, ma non sono usati sui documenti ufficiali. Se la persona... Sì, l'ho fatto. Se la persona... Nome, sì, infatti. L'ho fatto sia come primo nome che col secondo nome. È risultato, devo dire la verità, più o meno la stessa cosa. Quindi sembra incredibile, sembra veramente così. Se la persona è a conoscenza, cioè, è probabilmente se una persona pone una domanda, insomma, anche proprio diciamo, in fase di fare la carta numerologica, è importantissimo valutarli tutti. È importantissimo, perché il nome che noi a volte sottovalutiamo invece ha un'importanza fondamentale. Perché proprio dona comunque un'energia importantissima. Visto che io non vedo veramente che non ho votato. Sì, quindi è importante. Mi dispiace, già abbiamo iniziato già da un po' e stiamo così adesso parlando appunto di quelli che sono, diciamo, i numeri. E dicevo che vanno considerati tutti, cioè proprio anche oltre a quelli della data di nascita, anche proprio tutti quelli che formano nome e cognome, cioè è importantissimo. Anche la città dove è nato, il paese, cosa succede? Beh, questo si può vedere sotto un'altra forma, perché chiaramente una persona, faccio per dire,
con un 2 nell'anima nato a Bologna o nato a Hong Kong, è chiaro che forse qualcosa un po' cambia, cioè, ma lì cambia proprio comunque per un fatto, diciamo, di educazione, un fatto che insomma. Però è bello che parlo anche sulla città di nascita, che è vero. No, sì, perché a livello astrologico bisogna tenere conto di un massimo, esatto, quindi ci domandavo perché sapevo insomma che tutto fluisce. Sì, sì, però invece in numerologia. Però a volte anche le date, magari non hanno date importanti, certo, fare un'analisi, certo, su quello, oppure un cambiamento di via, cioè quindi tutto dà poi delle indicazioni. Certo, sì, certo. Quindi diciamo che i numeri, cioè è un argomento, io mi sono accorta per quello che ho potuto, perché comunque avendo rimesso a posto, sì, scritto il libro così, un pochino mi ci sono appassionata. È veramente illimitato, perché sì, quindi si può analizzare tutto da, sotto questo punto di vista e date le risposte, perché io lo penso, cioè, che vedevo sempre un numero ricorrente e tutte le volte che sono sulla strada, che cioè proprio nel mio cammino di vita, mi ritrovo questo numero, ma a livello di camere d'albergo, date, cioè proprio è costante, quindi è particolarissimo, non si è mai finito di approfondire. Ed è proprio per questo, perché magari una persona dice, ma perché questo numero mi segue, che cosa mi vorrà dire, che cos'è, quindi se non, ecco, come ho detto prima, questo è stato anche uno proprio dei motivi per i quali ho voluto insomma spiegare e dare comunque il nome e il sapere di ogni numero, così che le persone possono comunque, per esempio una persona ha un 1 che vede ricorrentemente, però se non sa che è guerriero, forse invece proprio quel numero in quel momento vuole dire una cosa importantissima, cioè ora che inizi la tua strada da solo nella tua indipendenza, quindi è molto importante appunto sapere quello che è il linguaggio dei numeri. Qualche altra domanda? Dica. Io so che nella numerologia c'è anche il numero del karma, il numero del destino, certo, che ti dice quale destino ti riserva questo, dove tu saresti indirizzato, certo, c'è un destino più favorevole. Però volevo sapere, dai numeri che ha fatto lei, cioè dalla sua esperienza, si riesce a risalire anche alle vite passate, cioè quali vite potremmo aver vissuto in base ai numeri che abbiamo adesso? Dal karma e dal dharma, perché è l'origine e il dono, cioè nell'origine vediamo quello che sta, cioè le esperienze nostre passate e il dono che ci viene offerto per affrontare meglio quello che potrebbe essere un nostro debito karmico. E quello è questo passaggio qui, l'origine e il dono. E il destino, come ho detto prima, cioè non è interpretato, cioè in numerologia del carattere il destino è interpretato a livello fisico, emozionale e spirituale, quindi si proprio insomma dà questa indicazione sotto questi tre aspetti quello che può essere comunque diciamo il miglior percorso di una persona. E come, non so, forse l'avrò già detto, cioè che un numero da solo non dice nulla. A volte vedo sui giornali, la data di nascita è importantissima, però un numero da solo non dice nulla. Perché la data di nascita a volte invece, se va diciamo, a essere in corrispondenza con un numero nelle ombre, quindi al negativo, questo archetipo posto al negativo ha la possibilità di togliere forza a questo, quindi è bene conoscere tutte le varie personalità che ci accompagnano, quindi queste 7 al positivo, quindi quando si dice ma quella persona cambia tanto spesso, ha tanti modi di essere, ma forse siamo tutti un po' così perché abbiamo comunque tante espressività. Quindi è sicuramente bene proprio conoscere, cioè il conoscere se stessi anche per darsi delle conferme, e tante volte che non vengono sempre interpretati questi tre numeri, l'ombra dell'infanzia, della maturità e principale, come i nostri difetti, perché difetti non sono, e invece è importante da conoscere questo, perché siccome agiscono a livelli inconsci, noi personalmente non li possiamo riconoscere. E quindi nel non riconoscere non possiamo neanche comprendere perché un 1 al positivo è il guerriero, mentre al negativo diventa il ribelle,
cioè mentre il positivo è una persona che ha necessità da sola di arrivare, di fare e di andare, al negativo è una persona che si ribella ad ogni piccola cosa che gli possa venire detta. Ma questo perché? Perché va in contrapposizione a questa energia di indipendenza. Chiaro che una persona molto indipendente, arriva qualcuno così, dice no, questo non va bene, devi far così, devi far colà, quella è una persona che si ribellerà immediatamente. Però se diciamo questa persona conosce la motivazione di questa sua ribellione, cioè sarà sicuramente anche, diciamo, convivere più in sicurezza e dandosi comunque, diciamo, delle risposte del perché di questi suoi modi di essere, insomma. E ogni, come ho detto prima, ogni archetipo riportato comunque qui a positivo e a negativo, cioè una persona si può dare sicuramente tante risposte. È vero anche, cioè, su che cosa si basa il fatto che comunque so che è abbastanza comune che all'interno di una famiglia ricorrano spesso alcuni numeri, no? Anche sì, come date di nascita, giorni di nascita, queste cose. Insomma. Signora, qui diventa un argomento un pochino difficile. No, diventa un argomento un pochino complesso, cioè nel senso che nelle famiglie a volte ci sono delle situazioni irrisolte. E come ho detto prima, e finché queste situazioni irrisolte non vengono riconosciute e affrontate, purtroppo seguiranno per sempre. Questo succede anche in astrologia, per introdurre, cioè io mi trovo adesso meno perché ho meno tempo per lavoro, però quando ho fatto serate, ho fatto festival, quindi le persone vengono e si fa, tra virgolette, una sorta di gioco, cioè nel senso che in mezz'oretta parlare di un profilo astrologico o numerologico, si fa, insomma, in questa occasione si dà la possibilità a tutti. E spessissimo mi sono ritrovata con persone che avevano il figlio o che era il segno, era l'ascendente della persona che voleva avanti, o il genitore era la persona, cioè aveva l'ascendente nel suo segno, o comunque avevano delle cose che ricorrevano, o una luna nel segno del figlio o della madre, insomma, quindi sono proprio, ci sono queste ricorrenze che, cioè, apparentemente potrebbero sembrare casuali, in realtà a forza di vederli spesso, cioè, no, qualcosa, un fondamento ci deve essere, non può essere casuale. Sì, perché appunto ci sono delle ricorrenze che finché non vengono affrontate, e questo è un po' un discorso anche di debito karmico. Infatti, sì. E quindi, insomma, ecco, lì è proprio bene comunque riconoscere quello che è il dharma, cioè il dono che viene offerto per affrontarlo meglio, e sicuramente aiuta a superare tante cose. Ecco, io dico una cosa che di solito dici tu, che è simpatica, che uno dice non è una bacchetta magica, nel senso che quello che hai appena detto mi viene poi da dire una cosa, nel senso che uno si aspetta, anche per esperienza parlo, non si aspetta che dici allora qui cosa succede? No, allora non si prevede il futuro, perché purtroppo se uno sapesse prevedere il futuro, insomma, farebbe altro forse, e servono per capire come lavorare al meglio su noi stessi, cioè superare determinate paure, incertezze, quindi superare i propri limiti, in questo caso per vivere poi meglio, e nell'altro caso riuscire eventualmente a mediarsi non solo con gli altri ma anche con se stessi, quindi è proprio un approfondimento che poi è, come dire, ti do lo strumento col quale tu poi potrai lavorare, evidenziando magari le cose che quotidianamente noi, perché presi dalla fretta, perché non siamo abituati, insomma, non andiamo nel profondo di noi stessi, quindi non può andare a cercare qualcosa, infatti passa poi sotto l'olistico e comunque ambito del benessere, ecco, e l'autoconoscenza. Sì, perché ecco, diciamo, una conoscenza di se stessi importantissima sarebbe anche proprio quella nell'avere un 1 al positivo e un 2 al negativo. Perché, come ho detto prima, l'1 al positivo rende una persona sicura, cioè, con il desiderio di procedere da solo, cioè nel fare tutto quanto con la propria indipendenza. Il 2 al negativo toglie questa sicurezza. Perché? Perché si avrebbe sempre la necessità di avere qualcuno vicino su cui poter contare. Ecco, quindi un conflitto personale.
cioè dire io sono una persona che voglio arrivare da solo dove voglio, non voglio nessuno vicino, però ho bisogno di qualcuno su cui appoggiarmi. E qui può diventare poi molto difficile, perché nell'avere qualcuno su cui poter contare ad un certo punto bisogna poi anche poter mediare e dare la possibilità a questa persona su cui ci appoggiamo poter dire la sua, mentre invece l'uno diventando il ribelle si ribella a tutto, e questi sono poi quei casi che uno dice bene, io ti ho dato una mano, adesso ti arrangi e me ne vado. Ecco, e quindi poi dopo sono in difficoltà in due, uno perché si sente in colpa perché se n'è andato, l'altro che dice adesso da solo cosa faccio. Quindi questo è l'importanza appunto di capire queste energie in contrapposizione al negativo oppure al positivo. Ecco, quindi questo è... Ci fanno anche le affinità di coppia? Sì. Cioè due persone che hanno due numeri. Il comparato, sì. Dice sì. Meglio che lo frequenti, non lo frequenti, certo. Meglio che... Sì, si fa. Il comparato. Si fa. Sarebbe bene farlo. Sì. Però nell'astrologia si può fare il comparato del nome, anzi no, in un comparato si fa il comparato del nome, il comparato del destino e il comparato della quintessenza. Cioè proprio diciamo i punti più salienti, ecco. Perché il nome è importantissimo, nel destino appunto quello che sarebbe più indicato come percorso per una persona, e la quintessenza è la vera essenza di entrambi, che appunto si va a... E tante volte basterebbe un comparato, a mio avviso, per salvare tante cose. Anche tanti rapporti, che altrimenti diventano, insomma, come ho detto prima, diventano così delle conflittualità esagerate derivate da numeri maestri, cose che invece conoscendoli, ponendoli al positivo, sarebbe una grande forza nelle persone in un rapporto, però se non si conoscono si finisce poi. Insomma, e tutte queste cose di cui vi ho parlato sono comunque specificate sicuramente in modo più vasto all'interno del libro di numerologia del carattere, nel rispetto di una scienza antica. Perché, insomma, io ho un rispetto immenso, perché, cioè, come dire, parliamo di scienza, quasi parliamo di metodo, perché purtroppo di scienza non ha nulla, quindi non possiamo valutare come scienza. Però veramente ci dona tantissimo perché è proprio la capacità di donarci tante cose di noi, delle nostre energie, della nostra personalità, che tante volte noi possiamo invece pensare che siano difetti. Invece visti nell'insieme della personalità sono invece dei grandi pregi. Quindi questo, insomma, io lo ritengo importante, ed ecco perché ritengo che meriti davvero un grande rispetto. Altre domande? No. Ultima. No. Volevo sapere se, perché alcuni l'hanno fatto, però in relazione alla cabala, però se ha fatto nel libro un confronto tra la numerologia e i numeri dei tarocchi. Che c'è dall'1 al 21, poi si va fino al 21. Anche lì c'è vari significati certo. Dei tarocchi. Però qui parlando comunque, diciamo, di quello che è il carattere, cioè non abbiamo pensato di fare questa. Cioè qui quello che possiamo diciamo conoscere un po' tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato. Quella che è la pietra numerologica diciamo più adeguata a quel numero, il profumo dell'incenso e il colore della candela. E per pietra numerologica, insomma, aggiungo anche questo: qualora si acquisti la pietra o numerologica o una pietra che piace, insomma, così, purificatele sempre le pietre, non perché portano male, ma perché porta male. Assolutamente no, non porta male. È che le pietre, essendo vive, chiaramente nel loro percorso incontrano tanti tipi di energie, vengono toccate, vengono...
E quindi queste energie possono non essere ben compatibili con la nostra e di conseguenza vanno a togliere quel potere invece che la pietra dovrebbe avere. Mentre invece purificandola, mettendola sotto l'acqua fredda, un attimo, un giorno e una notte fuori, in contatto col sole e con la luna, quindi energia maschile e femminile, a contatto con la terra possibilmente, va benissimo anche un vaso di fiori, però il vaso di fiori, cioè il vaso che sia di coccio e non di plastica, e quindi quella dopo la pietra è purificata ed è la nostra pietra. No, questo io lo trovo, insomma, che sia molto importante, perché le pietre veramente hanno un grande potere, però devono essere personalizzate, devono essere possibilmente purificate, proprio perché possono esprimere tutti i loro... E ogni quanto va fatta la purificazione? Cioè basta una volta sola? No? Allora, appena si acquista sicuramente subito. Poi il Signore dipende un po' da quanto lavora quella pietra in quel periodo, perché per esempio se noi acquistiamo un quarzo rosa, anzi vi suggerirei quando acquistate le pietre possibilmente sempre grezze, cioè se sono su diciamo un anello così è diverso, però se sono pietre personali io le preferisco sempre grezze. E se acquistiamo un quarzo rosa magari in un momento così che siamo un po' in conflitto, diciamo, di sentimenti, cioè non è sempre importante riferito a un uomo, cioè proprio anche insomma, magari un momento un po' difficile sotto un profilo sentimentale, è bene purificarla spesso, magari una volta alla settimana, 10 giorni, insomma, invece quando un periodo è tranquillo, insomma, dopo la pietra lavora anche un po' più o meno, però più sono purificate meglio sicuramente. Qualche numero che vi segue magari sempre? Che... Sì, anche infatti mi veniva in mente quando la signora ne parlava che è un numero che stanze d'albergo, stanze di ospedale, sì, dove vado a trovare, sì, continuamente mi è sembrato anche interessante questo discorso del messaggio dell'angelo custode. No? Sì, si dice proprio che sia un messaggio che appunto c'è sicuramente un messaggio in positivo, c'è cioè qualche cosa che magari in quel momento non possiamo far riconoscere oppure non. Io per i numeri che seguono, il 17. È il 17, signore, è un numero molto importante, perché c'è il 7 che è, e quindi qui torna quello che dicevamo prima, materialità e spiritualità. Il 7 che è il saggio, quindi è un numero spirituale, e se lo andiamo a sommare è se l'8 che è il sovrano ed è materialità pura, quindi sì, poi ci sono il nome l'8, sì, le compagne che l'hanno, sono 2-8 però c'è 2-8, no, è molto importante, perché se voi li sommate, cioè 8 8 16 6 1 7, quindi voi dalla vostra sovranità potete trarre la vostra saggezza, e per la signora è uguale, cioè proprio comunque lei può, diciamo, dalla sua saggezza trarre la sua sovranità, 7 1 8, però sono energie, signora, contrastanti, perché appunto una è spirituale, l'altra è materiale. Il 7, no? 7 e 1, 8. L'1. Comunque, questi due, diciamo, questi tre numeri, 1, 7, 7 più 1, 8, che cosa le deterebbero? Le deterebbero la sua indipendenza attraverso la sua saggezza nel trovare la sua sovranità. Però in tutto questo, cioè valutare, considerare molto bene materialità e spiritualità, che sono opposte energie, però come dicevo prima, vanno riconosciute, onorate e rigorosamente portate avanti entrambe, perché una non può fare a meno dell'altra. Questo è molto importante. Quindi sì, se corrono poi, lo so, vanno collegate a qualche avvenimento. Ecco, questo bisognerebbe un pochino valutare, cioè quello che succede all'interno, diciamo, del percorso di vita di quella persona.
che è detta così, cioè di dire... No, diciamo nel 2017 mi sono venuti degli avvenimenti non sempre piacevoli, e qui parliamo del 2017, che poi parliamo del 2017, però in quell'anno sono ricorsi gli avvenimenti così a distanza di tempo, e quindi ecco, mi stavo chiedendo. Sì, perché poi nel 2017... Non solo, scusi se interrompo, non solo 2017 questi due eventi, ma uno di questi due è avvenuto il giorno 17. Quindi, ecco... Sì, sì, certo. E quindi mi chiedo, ecco, questa famosa, non è casualità a questo punto, per la prima volta ho riscontrato in quell'anno e di quella con quella data, il giorno del mese. Sì, questo sarebbe un argomento, diciamo, piuttosto vasto, signora. Che è molto vasto, sì. È molto vasto. E mi permetto di dire che, insomma, non probabilmente, insomma, sarebbe bene parlarne personalmente. Beh, certo, sì. Perché è logico che, insomma, è logico, si fa per dire. Cioè che da questo 17, questo 1 più 7 più 8, insomma, ci sarebbero più cose da dire su tutto questo. Certo, dobbiamo vedere un po' tutto insieme. Sì. Cose. Sì. C'è il numero, almeno mi sembra di aver letto, che c'è il numero del giorno, cioè facendo la data di oggi, 16... Il maggio 2019, sì. Si sommano tutti i numeri 1 uguale, alla fine si estrapola un unico numero, certo. E dà l'energia della giornata, è così? Sì, sì, sì. Se è positivo o negativo per, certo, per la giornata, l'energia, sì, sì. Uno, ma questo vale per tutti, perché è un numero unico, non vale solo per me, ma vale per tutti. Vale per tutti, però vale per tutti che, come dicevo prima, un numero da solo non dice nulla. Quindi questo numero che è per tutti, cioè ognuno poi lo dovrebbe comparare con i restanti che ha nella propria personalità, cioè quindi vedere se è un numero che va a potenziare un determinato archetipo oppure se è un numero nuovo, insomma, forse oggi devo comunque prendere coscienza di particolari che ancora non conosco. Perché per esempio una persona molto materiale che vede solo la materialità, cioè in un giorno di spirito, per esempio, che tipo oggi che è il 7, esatto, calcolo. Tipo oggi che è il 7, cioè sicuramente quella persona in quel giorno viene messa in una condizione che deve abbassare questa sua grande materialità ed entrare un pochino anche in un discorso di spiritualità. E se questo non viene riconosciuto, pure uno dice, beh, ma se ne parla, chi se ne poi, questo 7 in qualche modo gli si ripresenterà ancora, finché non prenderà coscienza che la materialità e la spiritualità sono opposte energie che però procedono di pari passo. Che non è a caso a volte che magari persone che hanno svolto lavori, diciamo, o professioni molto alte, molto elevate, arrivano al punto che dicono basta, non ne posso più, lascio tutto, mi ritiro e vivo nella, diciamo, in piani un pochino più bassi. Perché? Perché la materialità ha finito il suo compito e quindi entra la spiritualità che dice adesso però ci sono anch'io e quindi adesso mi ascolti. Quindi quando a volte magari sentiamo degli smaffinaieri, che ne so, fatti direttore di banca, poi si è stancato, ha mollato tutto, perché il suo lato materiale era arrivato comunque alla saturazione. Nel numero delle persone, cioè si parla di spiritualità e materialità, no? Sì, che non sono solo il 7, no? Ma si può determinare anche a livello fisico quali sono le eventuali predisposizioni alle malattie, gli organi sono deboli più, perché nell'ambito astrologico ci sono vari organi che, certo, l'astrologia, anche questo, nella numerologia, no, ci dovrebbero essere. Non ha fatto bene a dire questa cosa, perché ora stavo un po' invece sottovalutando. Cioè, sono riportati i chakra, cioè
quale chakra è correlato a quel determinato numero. E quindi diciamo ogni chakra, ci sono comunque anche le indisposizioni più facili per quella persona. E questo è dovuto al numero del nome, del cognome o della data di nascita? Cioè qual è il numero che determina il tipo di chakra? Sicuramente quello più correlato è, è la data di nascita, cioè è quello che è il destino, perché se si segue un determinato percorso di vita, chiaro che insomma, sarà un po' più facile, mentre invece chi va a sovraccaricarsi ha più difficoltà, quindi... Però come numero solitamente si usa il numero del destino. E quali sono i numeri più spirituali, diciamo così? No, perché abbiamo parlato di materialità. Allora, il numero sicuramente più spirituale, signore, è l'11. L'11. Poi c'è il 7, c'è il 2. Comunque l'11 in modo particolare perché è proprio quello che dona la lungimiranza. Il numero degli apostoli, diciamo, cioè, 33. Il vedere oltre rispetto alle altre persone. Il 33 è l'angelo, scusi, però poi come 11 va poi visto anche come 2, perché come ho detto prima, i numeri maestri non si possono reggere costantemente perché è un'energia superiore e diventa pesantoso da reggere sempre, insomma. Il 33 è l'angelo supremo dell'amore. Quello va un attimo riconosciuto proprio per mediarlo, perché altrimenti si rischia di fare sempre tutto quanto per gli altri e poco per se stessi. Poi c'è anche il 6, esatto, che è l'angelo ma questo va comunque mediato, signora, perché anche perché nel dare sempre tanto si rischia di non vedersi mai sufficientemente ripagati. E quindi questo a volte può mettere in difficoltà o verso se stessi o anche verso gli altri, cioè proprio il dire io ti do e tu non mi dai mai, però in quel mai bisogna poi vedere, perché a volte siamo noi che diamo troppo e quindi insomma altrimenti è immediato. E questa è l'importanza di conoscere quelli che sono i nostri numeri, i nostri archetipi, la nostra personalità. Ultima questione. Prego. Se io so che quando ci va ad abitare, cioè si ha una casa, no? In un certo numero civico, se non è in armonia col nostro numero, ci sono dei problemini non indifferenti, ma se uno non può cambiare casa, che è io sono trovato in una situazione così che proprio cambiare casa, che non era in armonia col mio numero. Però non sempre si può fare, quindi come si può mediare queste vibrazioni che sono in contrasto? Bisogna un attimo riconoscere. Secondo me è più una cosa karma, si deve andare un po' a pescare nel karma, perché sì, esatto. Però ci sono queste. Ecco, sì, hai detto una cosa importantissima, perché a volte proprio invece potrebbe anche essere un qualche cosa sul quale noi dobbiamo usare il nostro dharma, cioè quello che è il nostro dono per affrontare meglio queste realtà. Perché a volte, ecco, quando ci troviamo in quelle situazioni che non possiamo cambiare, c'è a volte proprio comunque un riconoscerle e pian piano imparare a superarle. Scusi, prima diceva il 6 il numero? Il 6 è l'angelo custode, signora, ed è appunto il numero semplice del numero 33. E quindi se ti insegue, perché questo è il numero che mi insegue? Il 6, signora. Le potrebbe, dico potrebbe anche perché ho il piacere di conoscere. Potrebbe volerle dire di non voler tenere tutto quanto sotto controllo, di lasciare un pochino andare, e, perché come ho detto prima, altrimenti magari nel voler tenere tutto quanto sotto controllo, che tutto vada bene, che tutto sia meglio, oltre a mettersi dell'ansia lei, è proprio anche dopo la difficoltà a trovare, diciamo, il compenso di tutto questo suo grande lavoro nel voler tenere tutto a posto e tutto quanto per bene.
Quindi data di nascita con un 6 è positivo? No? Sì, è molto positivo, è però va visto, cioè, da che cosa poi è attorniato. Cioè attorniato da? Allora, per esempio, se fosse un 16, ecco, le dice nella tua indipendenza, nel tuo, diciamo, nella tua necessità di fare le cose da sola, lascia comunque che anche gli altri, cioè, possono sistemare le cose attorno, perché altrimenti se tu vuoi fare tutto, cioè 1 più 6, mettendo comunque anche della saggezza, cioè gli altri ad un certo punto potrebbero anche dire: ma tu vuoi fare tanto, ma chi te l'ha chiesto? Ecco, e questo sarebbe sicuramente, cioè, insomma, una grossa delusione per chi invece sta mettendo magari tutto se stesso per tenere le cose a posto, appunto, nella indipendenza dell'angelo custode con molta saggezza. Ecco perché dico: dipende da che cosa è attorniato, da che cosa è accompagnato, perché se al posto dell'uno ci fosse un 2, il discorso cambia completamente. Perché sì, ho necessità di tenere tutto quanto sotto controllo, però possibilmente anche assieme ad altre persone. Però poi ho la necessità di esprimere la mia sovranità. Attorniato, cioè, da altre persone con altri numeri, con altri... No, attorniato nella propria numerologia. Sì, nel proprio contesto, perché adesso non è che, cioè, in tutto ciò che noi facciamo dobbiamo andare a vedere i numeri degli altri, perché sarebbe attorniato. Come, cosa si definisce questo attorniato? Sì, cioè numero, il 6 che diventa un 7 è un angelo custode attorniato, cioè, dico sono 6, eh. Ah, sono 6. No, non dicevo data di nascita, che dà un 6, che dà un 6, e ripeto quello che ho detto prima alla signora. Cioè è proprio un po' come dire: lascia un pochino andare, non voler tenere tutto quanto sotto controllo, perché poi alla fine può diventare deludente nel momento in cui ci si aspetta una riconoscenza dagli altri, perché se ci è stato richiesto allora faremo tutto quello che c'è da fare, ma se non è stato richiesto ed è proprio una necessità personale, cioè gli altri possono anche dire: chi te l'ha chiesto? Cioè tu ti aspetti da me che io ti dia, hai voluto fare tu queste cose. E questo, ripeto, diventerebbe molto molto deludente per chi magari ha messo tanta energia per far sì che le cose vadano nel migliore dei modi. Quindi insomma rilassiamoci. Diciamo che un po' il senso è anche quello, di vivere un po' più rilassati. Questi metodi aiutano anche a quello, sì, cioè un attimino a stemperare quelle che sono le pesantezze. Le, cioè, pesantezze. È il lavoro che fa sia numerologia che astrologia, ma credo anche tarocchi o tarologia, per le differenze che possono intercorrere. Perché è nel conoscere meglio se stessi che si lasciano comunque andare queste pesantezze. Perché se una persona è stata abituata da sempre, magari se tutto questo deriva anche da un'educazione rigida, dove tu devi, ed è chiaro che dopo io devo sempre, invece cancelliamo quel devo e sostituiamolo con io posso. Perché devo è un concetto severo che ti schiavizza. Posso, lo decido io. Posso farlo o non posso farlo. Potrei poi ancora meglio. Potrei. No, a volte. Però per anche il film di fare tutto per il timore di non cadere nella leggerezza, della fare delle cose leggere, agire con leggerezza, cioè fare tutto da solo, d'accordo, a volte è necessario. Certo, certo. E non si può chiedere aiuto agli altri, quindi gli altri non ci ringraziano, perché bisogna portare avanti personalmente. Però questa necessità non può nascere dal timore di agire con viceversa con leggerezza. Se si agisce, allora il 6 potrebbe avere questo risvolto, però dalla necessità appunto di non agire con leggerezza e facendo le conseguenze. Certo. Perché altrimenti dice: sì, lascio correre, però lasciare correre a volte è pericoloso. No, lasciare correre fino ad un certo punto. Cioè, ecco, non... perché...
No, no, capisco, certo. No, è giustissimo, signora, quello che lei dice, perché proprio da qui è l'importanza appunto di vedere, come ho detto, magari, insomma, ecco, da che cosa è attorniato questo sei. Perché è chiaro che se è attorniato da una sovranità diventa molto difficile lasciarla andare. Perché dopo il bisogno dice, ma allora io non valgo nulla se lascio andare. Mentre invece, insomma, ecco, e questo è il motivo per il quale vanno comunque comparati tutti quanti, sui quali appunto se ne può parlare e appunto vedere che cosa, così, stemperare un po' per alleggerire. Due appunti su due numeri particolari, almeno questo nella numerologia. Uno è l'8, è considerato il numero dell'infinito, perché continua a girare e viene solo in orizzontale. Ed è il sovrano. Il sovrano, quindi è un numero tra tutti i numeri che uno lo può segnare sempre continuamente, non finisce mai. E l'altro è il 69, perché sembra yin yang, no? Il 6 contrapposto. L'unico numero che si contrappone, quindi nel libro c'è qualche cenno a questo fatto? No, c'è il cenno al sovrano, ovviamente al positivo e al negativo, e 9, 6, 15 parliamo del 6, e anche quello comunque è... Perché in numerologia, cioè l'infinito, cioè... Perché hanno proprio comunque, diciamo, quella che è uno scopo, cioè di evidenziare quelle che sono delle energie riferite comunque alla propria personalità. Quindi giustamente lei dice l'otto e l'uno, certo, però insomma sarebbero argomenti che... C'è sfaccettature che non c'entrano più, insomma, con numerologia del carattere, anche se giustamente hanno comunque una loro caratteristica. Sì, perché prima accennava l'11, però io so che il 22 è molto importante, perché è di tutte le lettere che Dio usava per creare. Infatti il 22 è il creatore. Sì, anche quello poi io non so. C'è un, ecco, qui sì, poi numerologia, anche questa varia branche, perché c'è numerologia sacra, numerologia massonica, poi aiutami perché ce ne sono tante, numerologia c'è anche la cabala, insomma ha molte, quindi anche lì come l'astrologia c'è l'evolutiva, la karmica, allora uno sceglie un po' dove orientarsi, no? Dice la porta avanti così, ma questo non esclude assolutamente il resto, anzi, cioè ha più chiavi di lettura, diciamo. No, ma comunque anche il 22 è importantissimo. È importante per due motivi, perché una persona con il 22 si esprimerà sempre attraverso la luce divina del creatore, finché parla, diciamo, con la voce del 22. Ma come dicevo, i numeri maestri non si reggono costantemente, quindi 2 e 2 diventa il 4 ed è il costruttore. Quindi dalla massima spiritualità passiamo ad una discreta materialità. Cioè, mentre diciamo nel 22 una persona si esprime in un modo tranquillo, in un modo molto elevato, con il 4 la necessità di dire io sono io, quindi insomma si contrappone un po' con l'importanza di capire, cioè il perché magari una persona con il 22 in alcuni momenti è una persona dolcissima, in altri momenti è una persona molto dura, perché quando diciamo non si esprime più con l'elevatura del 22 ma parla con un numero semplice 4, insomma, si contrappone un po'. C'è una possibilità di aiutare una persona a trovare la professione adatta a lei? La numerologia con che grado di precisione può intervenire? La numerologia, diciamo, come dicevo prima, avendo la possibilità di vedere una personalità sotto 7 aspetti positivi, cioè si vede quello che emerge in modo particolare, ma in modo particolare soprattutto riferito al numero del suo destino, cioè di quello che sarebbe il suo percorso.
che può essere in linea o in contrapposizione con quelli che sono i desideri profondi di questa persona. Quindi anche numerologicamente, sotto un profilo professionale, cioè si vede quello che sarebbe più attinente per quella persona, perché ipotesi, avesse diciamo un uno, sarà una persona che avrà sempre necessità di molta indipendenza, di procedere molto da solo. Avesse un 5, invece una necessità di comunicare, di poter parlare, perché il 5 è correlato al chakra della gola, della parola e della comunicazione. E quello è un numero che non scherza, perché andare ad inibire quello, lo stress si scarica sul sistema nervoso. E quindi diventa invece un numero che ha proprio necessità. Un numero è comunque un'energia, una persona con un'energia, con proprio la necessità di spaziare molto, di sapere e di conoscere, quindi la routine non fa per quella persona, è proprio comunque la necessità di poter parlare, di poter dire, poter esternare, perché andare ad inibire questo chakra non sarebbe il caso. E anche quello comunque trovate, cioè su queste cose che io vi ho illustrato le trovate insomma lì più... Volevo chiedere, io ho notato delle correlazioni diverse tra le lettere sì. e i numeri, nel sì. senso che per esempio, per dirne una, adesso non è che sia molto scientifico, no, ma la smorfia, non so, dato una serie di cose, insomma, la corrisponde a un numero, eccetera. Sì. E invece in altri siti ho visto insomma, che c'erano delle corrispondenze diverse. Quale bisogna tenere? Signora, io come ho detto prima, qui parliamo di numerologia del carattere, quindi questo non ha proprio nulla a che vedere con la smorfia. Cioè, la smorfia non no, ma per carità, infatti, ho detto io per prima. Già, non è tutto il problema. Ma loro hanno degli altri, cioè sì, hanno sbagliato completamente. Completamente. Sì, con i sogni. Sì, so proprio che è una scuola sì. che a Napoli meravigliosa, perché proprio certo. Sì, certo. Ma non so, non la conosco, però ho semplicemente notato che ci sono delle... Sì, perché certo. loro hanno dato... C'è tutta la storia, non lo so, sono ignoratissima di questa cosa, però su internet cercando c'è anche la storia di come sono nati, cioè di perché hanno quel determinato significato. Ricordo che lessi qualcosa, ma sinceramente... Sì, però voglio dire, cioè, a parte tutto, dove si trova un quadro reale, vero, insomma... Bisogna conoscere la numerologia, cioè la numerologia dove attinge per dire che io credo che a quella lettera sì. corrisponde a quel numero. È stata data così negli anni, come è stata data così negli sì. anni. Dopo ci sono state, adesso io non mi scusate, non me lo ricordo perché nel frattempo l'ho anche messo, che però spero di trovare. E, dunque, noi dobbiamo. Cioè, l'ho scritto, lo so, adesso lo cerco. Mm-hmm. Perché sì. poi nella storia ha avuto vari nomi, isopsefia, onomanzia, aritmomanzia, cioè quindi ho cercato di mettere un po' tutto, quindi lì è veramente andare a pescare come i tarocchi, come i tarocchi, cioè l'origine dei tarocchi non si sa. Diventa difficile, sembra Ferrara, sembra Bologna, però c'è stato uno studioso, che adesso spero di trovare perché... No, ma il concetto, signore, è giustissimo, perché cioè, ci potremmo porre la stessa domanda. Cioè, a quel pianeta chi l'ha detto che quello è, non so, è stato, cioè, allora, sui pianeti è stato tutto cose... osservazioni. Cioè, una volta che avevano molto meno da fare, probabilmente sì, osservavano e osservando poi prendevano appunti. Questo sempre si dice nell'antica Cardia, quindi sembra che siano stati loro proprio i pionieri, gli studiosi. Quindi prendevano appunti di cosa loro vedevano, di cosa delle, tipo cosa comporta un'eclissi, quindi oggi, domani, ancora oggi viene fatto, ancora oggi c'è proprio un osservatorio che mi sembra sia in California, dove vanno gli astrologi, quelli che poi stilano tutti i vari, le varie tabelle, dove gli astrologi poi come me che sono più interpretativi vanno poi ad attingere per stilare quello che è un'interpretazione, quindi... con degli studi che sono quelli, cioè lì proprio non mi sento di dire matematica, però si basa sulla matematica perché sono calcoli e in base a questi calcoli si vanno poi, come poi anche in numerologia, sempre di calcoli si parla, quindi si pensa sia stato fatto per un'osservazione diretta, osservo, faccio, però non è stato mai fatto
veramente a livello empirico per come conosciamo noi oggi la scienza, quindi però ci tenevo a trovare chi era questo. Sì, il seme di nome, per esempio, io ho letto una. Che non è proprio il nome cioè il numero del nome, il numero del cognome, però nel nome ci sono delle lettere, no? Sì. Che danno sempre lo stesso numero, no? E questo numero ha una vibrazione, anche certo. Se non compare né nel nome né nel cognome, però ricorre, diciamo, c'è un nome e cognome che è lungo e c'è 2, 3, 4 volte questo tipo di. Esatto. Questo numero è un po'. Sì. Come lo vede lei questa cosa? No, è verissimo, perché sicuramente insomma, è chiaro che essendo più volte dà maggior valenza a quel tipo di energia. Infatti, se in una persona ci sarà spesso l'uno, sarà una persona con una necessità enorme di indipendenza, di vedere le cose secondo il suo punto di vista, ragionare con la sua testa e quindi essere una persona che si ribella spesso alle interferenze degli altri, insomma, soprattutto se non corrisponde al suo modo di vedere. Chiaro che una vibrazione, un'energia presente più volte, è ovvio che rinforza molto il sapere di quell'archetipo. E risponde la signora, è stato Cornelio Agrippa, non mi ricordavo, perché è poco conosciuto, perché lui in realtà era un alchimista, astrologo e un esoterista, ed era anche il medico personale di Luisa di Savoia e anche autore delle storie di Carlo V. Quindi è stato lui che praticamente in Occidente è stato il primo ad applicare la lettura numerologica all'alfabeto latino. Quindi proprio che i numeri vengono associati a determinate lettere. Quindi più lettere fanno riferimento a un unico numero, giusto? Certo. E quindi si deve a lui il fatto di avere, diciamo, portato in Occidente, avendo studiato, niente. Perché anche Pitagora, per stilare appunto il suo metodo, che era basato sull'alfabeto greco. Quindi ognuno... sono stati poi riadattati in base, un po' come anche, io mi riferisco più all'astrologia, che poi in questo caso, che prima che gli dèi erano sotto una certa versione, poi dopo sono diventati Roma, i romani li hanno fatti loro, ma hanno due nomi, ogni dio ha due nomi, però cioè, è lo stesso sia in Grecia che a Roma, poi qualcuno attribuiva cose altre, però sì, sono frutto di adattamenti popolari. Sì. Per dare un'ulteriore risposta a quello che mi chiedeva a livello professionale, si dice appunto che Pitagora, prima di accettare uno studente nella sua scuola, lo valutasse appunto numerologicamente, appunto proprio per vedere se aveva le attinenze per affrontare quel tipo di studio. Quindi ecco per dire, insomma, da un'analisi anche soltanto attitudinale. Sì. Faceva il test, ma non era sbagliato, forse era meglio di oggi, perché sì, oggi ci ritroviamo che non va bene lì, vado là, non va bene là, vado lì, ma poi alla fine non facciamo realmente quello. Io sono arrivata forse oggi a capire cosa veramente, perché uno l'educazione, uno cosa vogliono da te, uno cosa tu vuoi ma non sai bene. Quindi è tutto un po' invece capire cosa uno vorrebbe veramente fare. È fondamentale, aiuta molto. Bene, grazie a voi.